I'm lying on the floor, stone cold, maybe. Faccio sempre delle riflessioni di un certo tipo, no? Mi chiedo e ci chiediamo, noi insegnanti, noi tutti, intanto poniamoci chi è il violento, chi è quest'uomo che aggredisce la donna e chi è l'altra parte, chi è la donna che subisce. E è molto strana questa cosa, perché questi uomini che poi sono soggetti di violenza, no? In effetti li educhiamo noi, li educhiamo noi donne soprattutto, in quanto la prevalenza della scuola è una prevalenza nettamente femminile. No. Siamo pronti? Vai Jessica. Vai. Ecco a te. Avrebbe reagito così, cioè io la vedo in questo modo, nel senso che poi osservo anche i miei colleghi, diciamo così, William Pezzullo, Lucia Annibali, no? Valentina Pizzalis, e vedo che a tutti quanti noi è successa un po' la stessa cosa, quindi mi piace pensare che quando una persona sceglie di vivere, di non lasciarsi morire, usi tutte le armi che ha a disposizione per reagire. Jessica, com'era la tua vita? Tu che lavoro facevi? Di cosa ti occupavi? Io sono ancora addestratrice di mammiferi marini e quindi lavoravo all'acquario di Rimini con i leoni marini e tornerò sicuramente a farlo, ora non posso perché ovviamente... Tra l'altro vi chiedo scusa ragazzi se tengo gli occhiali da sole, ma purtroppo in questi giorni è arrivato il freddo e ho ancora qualche difficoltà anche dal destro, molto sensibile, quindi... Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sono un po' in difficoltà, se no in genere li tolgo. Poi lavoro questo bellissimo con i delfini, perché i delfini ti danno tutto l'amore che ti dicevo, danno. Per il momento non posso continuare a farlo perché non posso immergermi con loro sotto l'acqua, proprio per via della delicatezza degli occhi, no? E quindi devo aspettare ancora un po'. Tornerai a fare sì. Anche quello. E la tua vita, se nella tua vita puoi anche parlare della partecipazione a Miss Italia con un ottimo risultato. Che ti ricordi? Oddio, ottimo. Insomma. Sei stata no. Miss Romagna. Sì, ma sì, dai, nel senso, cioè sì, tutti parlano di questa Miss Italia quando in realtà poi non è stata l'esperienza della vita per me, è stato... Un percorso come gli altri, no? Solo che ha destato scalpore perché ex Miss Italia sfregiata con l'acido, no? Sì, siamo qui apposta per cercare di sensibilizzare i giovani alla tematica della violenza sulle donne, ma della violenza in generale. Ci vuole rispetto nella vita nei confronti degli anziani, dei più piccoli e un po' di tutti quanti. Bisognerebbe riuscire a trovare un equilibrio nelle relazioni, no? Anche un po' nelle amicizie. Poi sappiamo che nelle scuole si formano dei veri e propri branchi, no? Ecco da dove nasce poi il bullismo. E niente, quindi ci proviamo. La risposta dei giovani è sempre molto interessante, riesce sempre a stupirmi. Arrivano sempre delle domande curiose. E vediamo questa volta come andrà. Sicuramente sono stati fatti dei grandissimi passi avanti, ma non basta. La strada è ancora molto lunga e dobbiamo avere le istituzioni al nostro fianco, perché sennò diventa molto difficile riuscire a cambiare le cose. Ancora c'è tanto da fare, soprattutto a livello di prevenzione. Io mi batto per la prevenzione. È giusto, insomma, è giusto battersi anche per il discorso della certezza della pena, no? Delle pene più severe, però io vorrei non arrivarci al processo a parlare di pena, vorrei fermarmi prima. Sì, è corretto parlare di omicidio di identità e come corretto anche il fatto che chi commette un reato del genere non debba valersi del rito abbreviato, perché a noi che siamo state vittime di questo il rito abbreviato non è stato concesso, quindi non è giusto che ce l'abbiano nemmeno loro.
Come scuola ci interroghiamo molto su questo fenomeno. Abbiamo fatto una considerazione. Gli uomini violenti in effetti sono gli uomini che noi educhiamo, soprattutto noi mamme educhiamo, no? Noi mamme e noi scuola, dove c'è una prevalenza di donne che educano. Perché non siamo riusciti ad educare una generazione di uomini al rispetto per la donna? Quali sono gli errori della scuola? Quali sono le criticità della scuola? Certamente noi siamo, come dire, una piccola goccia in un grande mare che influenza la formazione dei ragazzi, però certamente dobbiamo porci delle domande e darci delle risposte. Che cosa fare? È vero che ormai c'è una forte sinergia tra le istituzioni per affrontare questo tema in tutte le prospettive, la prospettiva psicologica, politica, la prospettiva normativa, ma soprattutto noi dal punto di vista educativo dobbiamo insegnare ai ragazzi a cogliere i segnali, ma soprattutto a lavorare sul rispetto della dignità umana e sul rispetto della persona e soprattutto a pensare che dobbiamo imparare a cogliere i segnali in un'ottica di prevenzione e abituare anche i ragazzi ad avere il coraggio di reagire a situazioni di carattere critico.